Finalmente lo dico io. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Sandro. Oggi sono con Serena d'Ercole. Iniziamo subito con una cosa che mi hai chiesto, dai. E allora canto te, bella così. Non mi ricordo quando hai detto sì, ma che sto a far? L'amore non esisterà mai più, e forse non esisti manco tu. E certo avrò sognato, ma dimmi tu. Grazie Serena. Questa allora, è la Serena, tua meravigliosa canzone Serena, che io adoro. Serena, comincia con questa, io... Con l'amore è un sogno. Finalmente Serena. Io però con Serena adesso sono un po' impacciato, perché noi facendo spettacolo insieme, e ovviamente abbiamo tante, potremmo fare un concerto, però tu sei lo spirito di questo incontro. Sì. Da dopo quello che è successo, infatti qui siamo con tutto organizzato. Che possiamo, meno male, c'è qualcosa che ci divide. Tra di noi. Perché dopo quello che è successo io ho voluto fare questo scapicchio tour by car, dove vado a trovare tutti i miei amici, tutte le mie amiche, tutti i miei colleghi. E tra l'altro tu sei la prima femminuccia, c'è un motivo, perché quando abbiamo ricominciato, insomma, tutte le mie amiche, compresa Serena, dice, dai, noi siamo donne, dobbiamo un attimo ripreparare, noi invece siamo spartani, certo, i capelli, uomini, il capito? Se siamo buttati, quindi lei è la prima artista donna, poi ce ne verranno altre, però insomma è ovvio che con Serena c'è un discorso un po' particolare. Tra l'altro Sandro, scusami se ti interrompo, vorrei dire che hai avuto un'idea geniale. Beh, perché è bellissima questa kermesse di artisti che si vedono sul blog, su Facebook, e se qualcuno, ognuno di loro dà qualcosa ed è molto bella questa tua questo. Iniziativa. Ti ringrazio, sto cercando proprio di fare questo, di tirar fuori da ognuno degli artisti che vado a trovare qualcosa, poi ovviamente con chi ho dei trascorsi è ancora più noi ormai facile, sono 20 anni che lavoriamo insieme, diciamo che stiamo cercando un po' di riprenderci tutti quanti, di ricominciare. E poi, come sto dicendo, da quando ho cominciato a fare questa cosa è buona la prima, nel senso che le macchine che passano, ragazzini che strillano, aerei che... non fa niente, l'importante è essere spontanei e fare quello che... Allora io vorrei subito fare una cosa incredibile, perché non sono di parte, ma vi assicuro che cantare con Serena è un qualcosa di meraviglioso, perché io me ne assumo io la responsabilità, lei non vuole che dico questa cosa, ma la dico io. Per me, dopo Gabriella Ferri, c'è questa signorina qui. Ma tu esageri però. No, non esagero. Dai. Pensa che addirittura sono delle colleghe tue, non voglio fare noi, sennò altrimenti... Qualcuno addirittura, anche che insomma oggi va per la maggiore, dice che addirittura ha imparato e ha incominciato ad amare le canzoni umane venendo ad ascoltare te. Quindi penso più di questo. Ah sì, me lo possiamo dire che è la mia amica, è la nostra amica Roberta, Bebba Albanese. L'hai detto tu, io non... È la nostra cara amica, non mi la voce mai meravigliosa, permesso, un'altra grande artista, per cui grazie. Comunque, io vorrei cominciare subito con una delle tante splendide serenate romane che tu canti. Del 1936, qui. Diciamolo, che questa serenata... E serenata, tu che ne sai quale io ho deciso di fare? La decido io. E quale vuole fare? Perché con te comando io. E quindi quale vuole fare? Serenata sincera. Ma ha cambiato le carte in tavola? Dai, non l'ho cambiata in tavola, no. Questa è una serenata che noi amiamo, per cui quando parliamo di serenata... facciamo questa. È una serenata del 1936, appunto Serenata Sincera, che scrisse un grande autore, ma noi pensate un po', De Revischi venne a Roma e scrisse questa meravigliosa canzone. Noi romani non ci siamo riusciti a scriverla e ve la dedichiamo. Rondini, malinconia de sole, penso a te che non vorrei vedere. Volano nell'aria le parole, ma so quelle parole che non vorrei sapere. Mi dice sempre il cuore
sta zitta, non parla, nemica dell'amore è la sincerità. Ma quando tu mi guardi, io non so più mentire. Te voglio tanto bene e te lo voglio dire. Te voglio tanto bene e te lo voglio dire. Guarda, pure con la chitarra scordata va bene, va benissimo, sì. Perché comunque è sempre un'emozione grandissima. Senti Serena, tu comunque... Insomma, grazie Sandro, ma diciamo una cosa, che la stima è reciproca. Noi ci siamo persi per un pochino di tempo, perché quando si lavora per tanti anni insieme, a un certo punto si fanno anche dei piccoli capricci come i bambini, si bisticcia come i bambini, ma poi l'importante è ritrovarsi, vabbè, è ritornare adesso a lavorare insieme e ricominciare un percorso che noi abbiamo lasciato. Un bel percorso, e oggi lo stiamo ritrovando e sicuramente faremo tante cose belle insieme. Cose. Tra l'altro devo dire una cosa, adesso senza dilungarci, però insomma io ti riconosco, sì, il fatto di avere una grande umiltà nell'aver diciamo fatto il passo che portasse a riunirci, insomma, perché comunque di solito siamo sempre tutti fermi sulle nostre idee, non torniamo mai indietro, invece in questo caso è andata bene così, insomma, senza adesso dilungarci troppo. No, invece voglio dire una cosa, tu insomma dividi in questo momento il palcoscenico con me, insomma, adesso che ci riprenderemo, e per me è un grandissimo onore, però insomma tu hai pure lavorato con altri grandi, insomma, ammesso che io sia grande, ma quali sono questi così? Dille due o tre al volo. Beh, il più grande è stato Fiorenzo Fiorentini. Un artista che ho nel cuore, immenso, unico, strepitoso. E altrettanto con un grandissimo chitarrista, che era il suo chitarrista, che poi è diventato anche il mio, perché facevamo gli spettacoli insieme, ed era Paolo Gatti. Grande Paolo Gatti. Lo voglio menzionare e ricordare, perché Paolo è grande tuttora, per cui è giusto nominarlo. E poi ho lavorato con tanti altri, li devo nominare tutti? No, vabbè, insomma, sono talmente tanti che però sono se tanti, ce n'è qualcun infatti altro, insomma, che vuoi nominare, non far complimenti, insomma. Beh, con Alfiero Alfieri, negli anni d'oro di quest'altro grande artista, abbiamo fatto tante commedie. Con il grande regista Stefano Reali, che abbiamo fatto dei bellissimi concerti. Lui è un grande appassionato di canzone romana, per cui insieme... Insomma, un affermatissimo, sì, ho detto regista insomma, televisivo, dire. Cinematografico. Però noi sappiamo che a lui, diciamo, piace molto... È un grande cultore della canzone romana, per cui abbiamo fatto tanti concerti insieme. Senti, quanta voglia c'hai di ritornare sul palco? Cosa che è la domanda stupida. Tanta, noi... beh... Ti ricordo che ci siamo tornati poco, fino a qualche mese fa. Sì, sì, insieme, poi ci siamo rifermati. Dovevamo andare in scena con uno spettacolo bellissimo che insomma abbiamo già fatto, che è quello dedicato su Gabriella Ferri, insomma, a Gabriella Ferri. Cioè abbiamo il nostro, insomma, cioè abbiamo tante cose. Guardate, oggi devo dire la verità, lo sai che sei di tutti, insomma, le puntate che ho fatto fino adesso, sei il personaggio che mi sta... sono un po' impacciato con te, ma guarda, peccato che non ti posso toccare, guarda. La miseria. T'avrei menato, però fai, vabbè. Senti, dimmi. Però adesso noi riprenderemo al più presto a fare i nostri spettacoli, i nostri concerti, e credo che la cosa più bella sia proprio aver... cioè, paradossalmente questo fermo ci ha fatto tornare ancora di più la voglia di risalire sul palco, di cantare. Ora veramente con Serena potremmo, facendo degli spettacoli insieme, avremmo un repertorio incredibile, però... Io lo dico a tutti quanti gli amici, lo spirito di questi incontri non è guardate quanto siamo bravi, ma guardate quanto abbiamo ancora voglia di fare, quanto ci stimiamo, quanto ci vogliamo bene, perché veramente quanto abbiamo una cosa da raccontare. Con Serena è veramente poi una situazione particolare, come con gli altri artisti con i quali io faccio spettacoli.
Ma insomma tutti gli amici che sto andando ad incontrare sono persone che stimo, sono grandi artisti e persone che stimano anche me, quindi la cosa è bellissima. Senti Serena, vuoi così, prima di chiudere con una canzone, una delle tante che noi facciamo nei nostri spettacoli... Chiudiamo con una cosa allegra. Sì, però voglio che mi, voglio strapparti una promessa, sì. Quella che tra un anno magari... ci ritroveremo, io spero di farlo con tutti gli artisti con i quali sto facendo questa follia di questo scapicchio tour by car, ma ritrovarci e magari raccontare, magari sempre stando qui su questo mini palco della macchina, raccontare quello che abbiamo fatto in quest'anno e spero con tutti quanti di poter raccontare tante cose perché abbiamo tanta voglia di tornare sul palco. Magari lo possiamo fare con tutti gli artisti che hanno partecipato ai tuoi video, sarebbe una bella cosa. Una bella cosa. Tutti insieme, mi raccomando, anche perché adesso veramente ci dobbiamo prendere per mano e fare qualcosa tutti insieme, mettendo da parte gelosie, invidie, gelosie, tra i veri artisti non ci dovrebbero essere. Aiutiamoci, senti, allora, prima di partire con questa canzone, una delle tante che noi facciamo poi a modo nostro, che stravolgiamo, sì? E, che dire? Qual è, Sandro? Mi devi dire il titolo? È Ammazzateo, te lo dico subito. Ammazzateo. Va benissimo. Perché io scelgo tutto, se non gli dico niente. E la cosa importante è che voglio dirla, questa la voglio dire. Io mi ero raccomandato con Serena, come faccio con tutti quanti, anche se andiamo a braccio, però insomma qualche indicazione, dico, senti, mi raccomando, dobbiamo essere briosi. Insomma, volevo essere più spiritoso con lei, ma quando sto vicino a Serena mi viene voglia di parlare di cose serie, di cose belle, di cose non perché scherzando non siano serie, perché anche c'era Alberto Sordi che diceva quando si fa ride bisogna essere, per far ride bisogna essere seri, quando si è comici, vabbè, c'è una cosa del genere, non me la ricordo esattamente, sono andata un pelagà e che non vedo l'ora di cantare sta canzone. Senti un po', bella mia, proprio te che cercavo stasera, dimmi un po', volemo contare tutte le volte che t'ho lasciata io. Poi una sera ti sei alzata, hai detto basta, te ne sei andata, sei stata brava, ammazzateo. Ammazzateo, non te smuove una cannonata, hai detto basta e te ne sei andata, ammazzateo, t'è bastata una mezza giornata per scordarti del suo grande amore, ammazzateo, le promesse e tutti quei baci dati a mille sotto i portoni, ammazzateo. Pare bene che è finita, t'è bastata una serata, sei stata brava. Ammazzateo. Vai, 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 ammazzateo, t'è bastata una serata, hai detto basta e te ne sei andata, sei stata brava, ammazzateo, ammazzateo. Grazie ciao, a tutti, ciao scapicchio. Ciao. Ci vediamo presto sul palcoscenico. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao.